Buongiorno ragazzi e benvenuti alla passeggiata del mercoledì, oggi dedicata al viaggio dell'eroe. Ragazzi, fa un freddo cane a Padova, mi sa che mi dovrò fermare a mettere una maglia. Allora, che roba è il viaggio dell'eroe? È una struttura narrativa, cioè che fa parte delle storie, che è stata riscontrata praticamente in tutte le storie del mondo ed ha una forte rilevanza psicologica. La struttura di questo viaggio dell'eroe è attribuita a diversi autori, ma l'autore più importante è sicuramente Joseph Campbell, un esperto di mitologia che nel 1961 fa uscire il suo libro L'eroe dai mille volti. L'eroe dai mille volti, Campbell ci mostra questa struttura narrativa e del fatto appunto che tale narrazione, tali punti della struttura narrativa siano in uso in ogni parte del mondo e da tutti i tempi. In altre parole, possiamo prendere i racconti i miti di Omero, possiamo prendere i racconti di George Lucas di Star Wars o qualsiasi altra favoletta che ti possa venire in mente e ci troviamo dentro il viaggio del... In ogni buona narrazione che sia presente o del passato possiamo riscontrare questa narrativa che secondo Campbell ha 12 passi che possiamo riassumere in tre parti. Per caso stai pensando, guarda Gianni, che a me non me ne frega proprio niente di come sono costruite le storie, sappi che questa narrazione, o meglio questa struttura, fa parte anche della tua vita. Tutti nella nostra esistenza abbiamo dovuto affrontare o dovremmo affrontare delle piccole o grandi sfide che si districano, diciamo così, nella narrazione esattamente come nel viaggio dell'eroe. Tutto inizia quando tu sei lì tranquillo a casa tua. Ovviamente c'è lo svolgimento della storia, che adesso poi vediamo nel dettaglio, e poi ovviamente c'è la fine della storia, quando tutto è finito e l'eroe torna a casa diverso, trasformato, con un nuovo apprendimento. Come scoprirai nelle 12 tappe di questo viaggio, questa roba puoi applicarla al fatto di comprare un nuovo smartphone, al fatto di laurearti o intraprendere un vero e proprio viaggio dell'eroe. Al termine della nostra passeggiata ti darò un esercizio specifico per lavorare sul viaggio dell'eroe e ti darò anche dei riferimenti di alcuni audio esercizi che avevo registrato nel passato. Vedere noto questo viaggio dell'eroe per tutti noi psicologi appassionati di questa materia è stato Carl Gustav Jung, che ne parla come di un modello archetipico della mente. Ok, non voglio addentrarmi troppo in questo, anche perché sono arrivato in centro, sono già arrivato in centro e sono un po' in ritardo. Ci vediamo dopo pranzo e continuiamo con la struttura del viaggio dell'eroe, gli esercizi del viaggio dell'eroe. Eccoci ragazzi, allora siete andati a dare un'occhiata un pochettino alla struttura del viaggio dell'eroe, com'è andato il pranzo? Adesso riniziamo dal nostro mondo ordinario. La prima tappa del viaggio dell'eroe, di queste 12 tappe, è il fatto che sei nel tuo mondo ordinario prima che arrivi la seconda parte, che è la chiamata. Sei chiamato ad una sfida, ti si rompe il computer, sei lì tranquillo, lì bello tranquillo, ti si rompe il computer dal tuo mondo ordinario sei chiamato all'azione. E all'inizio ci può essere un rifiuto, ma che cazzo minchia, devo per forza mettere a posto sto computer, devo farlo io, devo chiamare il tecnico. Lì nel tuo mondo ordinario è arrivata la chiamata, ti si è rotto il computer, c'è stato un rifiuto, ma a un certo punto esci di casa e incontri tuo cugino, noto esperto di computer, che ti dice ti aiuto io, ed è il mentore. Il quarto mentore è una figura chiave di tutto il viaggio dell'eroe, perché è quella persona che ti guida, che ti sprona a superare il rifiuto della chiamata, l'archetipo del mago, è il maestro Miyagi in Karate Kid. Da spronato ad affrontare questa sfida, ecco che il mentore ti porta a varcare la prima soglia, ti mostra che cosa hai rotto, hai per caso scaricato un virus, e ti porta così al quinto passo, il varco della prima soglia. Il mentore ti fa capire che probabilmente hai dei nemici che ti hanno inviato il virus e anche degli alleati, e devi metterti alla prova, che è la sesta tappa, le prove che devi superare. Mi fa un sacco ridere pensare che ti sto facendo fare il viaggio dell'eroe con un guasto al computer, però è per farti capire che è ovunque questa struttura. Prove allenano le tue abilità e ti portano al passo successivo, al settimo, che è l'avvicinamento a quella che poi sarà l'ottava parte, che è la prova centrale, no? Una specie di mostro finale di un videogame. Puoi pensare a Karate Kid, che deve affrontare avversari minori prima di combattere contro il biondo, oppure puoi pensare a Yoda, che aiuta il giovane Luke Skywalker a superare le prove prima di incontrare suo padre. Spoiler! Il nostro semplice guasto al computer, le prove ti portano
a capire, ad avvicinarti a come funziona il computer e poi fino ad arrivare alla sfida finale, cioè la risoluzione contro il virus cattivo. E ovviamente una volta superata la prova centrale c'è il premio, no? Qualcosa che vinci, come ad esempio l'abilità di saper riaggiustare il tuo computer da solo. E poi questa non è la parte finale, perché l'eroe adesso deve tornare a casa, e c'è il ritorno, che il viaggio verso casa, Campbell la chiama la via del ritorno, cioè l'eroe inizia ad incamminarsi verso le vie del ritorno, e lì la penultima fase è la resurrezione, cambia, l'eroe cambia tornando. Aver subito la resurrezione, che è l'undicesima tappa del nostro viaggio dell'eroe, l'eroe cambia proprio in virtù del viaggio che ha affrontato e torna con l'ultima parte, il nuovo elisir, una conoscenza, una tecnologia, un qualcosa che può... Una conoscenza, ti dicevo, una tecnologia, un qualcosa che poi lui può condividere con tutta la sua comunità e quindi rendere il mondo migliore grazie al suo viaggio eroico. Ecco, devi sapere che la leggenda narra che George Lucas, prima di scrivere la trama di Star Wars, fosse bloccato e si riferì proprio a questa struttura per trovare ispirazione, e infatti Star Wars ci ricasca a pennello. Allora, per prima cosa ti invito ad andare su Google e scrivere Viaggio dell'eroe Psinel, esattamente come ti sto dicendo adesso, per andare a ritrovare un esercizio di PNL fatto da Steven Gilligan e Robert Dills proprio sul viaggio dell'eroe. Poi ti invito a fare un po' di mente locale e pensare ad una sfida che stai affrontando in questo periodo della tua vita e a notare a quale livello, a quale punto di questi 12 passi sei nel tuo viaggio dell'eroe. Adesso li ripeto tutti in fila, ok? Ok, mi aiuto con degli appuntini. Abbiamo il mondo ordinario, la chiamata, il rifiuto, il mentore, il mago, il varco della soglia, della prima soglia, le prove, gli alleati e i nemici, l'avvicinamento alla prova centrale, il premio, la via. Quindi eravamo arrivati al premio, che è la nona tappa, la decima è la via del ritorno, la 11 la resurrezione, la 12esima è il nuovo elisir. E trovi tutto questo nell'Eroe dai mille volti di Joseph Campbell. Alcuni dati sperimentali, alcune ricerche hanno dimostrato che ascoltare storie narrate in questo modo aumenta la nostra resilienza, così come guardare un film horror può averti terrorizzato per tutta la vita, lo stesso succede al contrario. Alcuni autori hanno descritto questa capacità di rispondere, di diventare più resilienti attraverso le storie, resilienza vicaria, cioè resilienza indiretta, diciamo così. Una cosa molto interessante che si può fare è una sorta di esperienza autovicaria. Vai a prendere una sfida del tuo passato che hai già superato e rimodellala sui 12 passi del viaggio dell'eroe. Scrivila come se fosse un romanzo, una storia. A questo punto hai davvero tutto, hai la storia narrativa del viaggio dell'eroe, hai i 12 passi del viaggio dell'eroe e anche come applicarli per la tua crescita personale. Fammi sapere che cosa ne pensi e se desideri che ci faccia un nuovo podcast. Ciao e buona giornata.